Ragazzi, la grande richiesta ritorna infetto e oggi lo voglio fare in grande stile. Voglio giocare con l'eye tracker, no? Sapete, no? Quel dispositivo che ho acquistato tempo fa, che uso ogni tanto, abbastanza raramente, insomma, che permette a voi di vedere dove io sto guardando. Vedete questa bolla, no? Che si muove sullo schermo. Ok, quello è il mio sguardo, indica esattamente dove io sto guardando. Ora, io non so esattamente se questa cosa in questo momento è tarata come si deve. Io ora tipo sto guardando mercato nero. Non lo so, perché ho spostato un po' il monitor, quindi insomma è una cosa molto sensibile e spero non si sia sballata, tra virgolette, sia rimasta settata nel modo corretto. Ad ogni modo, giocheremo a infetto e voi vedrete in tempo reale il mio sguardo di panico che si dimena guardando destra e sinistra, cercando di capire quello che accade in una modalità come appunto infetto, con una modalità piena di tensione, visto che vieni aggredito da più persone, quindi penso che sia divertente come cosa. Comunque, di base è una cosa che voglio fare in sta modalità di merda e fare il nuclear, che ancora non ho fatto, ragazzi, quindi mi infastidisce questa cosa, posso dirvelo, non aver ancora fatto il nuclear. Sono io l'infetto, ma ci rendiamo conto, puttana di una troia, registro un video e mi mette infetto, non è possibile. Bravo, cazzo, che idiota, cioè, doveva mettersi in qualsiasi modo, ha dovuto mettersi proprio lì. Ops, mi spiace. Ok, già due ce li siamo infettati. Ops. Ops. Ops, Papa Martimo, mi spiace. Mamma mia, raga, rimangono soltanto due. No, l'ultimo, che sta sparando è lontano, vabbè, è morto. Vabbè, raga, comunque è stata una partita abbastanza carina per quanto riguarda le infezioni. Abbiamo presi 1000, poi li abbiamo fatto anche dei bei lanci. Ma... in un bug, raga. No, beh, io non ci credo. Non ci... che schifo, però. Non ci posso credere. Aspetta, Devo trovare un modo per infettare sta pippa. Lo piglio così. Fammelo vedere lì, ok. Merda. Dimmi tu se uno deve barare così in infetto, raga. Merda, è difficilissimo. Finita. Si è suicidato per sbaglio. Che pollo, raga. Che pollo. No way. Adesso si mette a fare i glitch. Ma non ho parole. Guardalo. Guardalo. Ma come si fa a salire qua sopra? È assurdo sto punto, raga. Cioè, pazzesco. Ok, raga, è riuscita la stessa mappa. Salubi di prima. Speriamo di non essere gli infetti di nuovo noi. Perché, cioè, diventa clamorosa come cosa dopo un po'. Dai. Ok, non siamo noi gli infetti. E ci facciamo anche la prima kill. Allora, raga, obiettivo, girare per la mappa. Cioè, obiettivo, piano, girare per la mappa. Visto che come obiettivo abbiamo il nuclear. Giriamo per la mappa. Me l'ha scrabbato. Giriamo per la mappa e cerchiamo di fare un po' di kill. Un po' di kill in più, ecco. Diciamo che se sto camperando, se campero, so già che magari sopravvivo un bel po', ma faccio poche kill. Questo dobbiamo fare, raga. Killare tantissimo nella fase iniziale, che è la fase più gestibile. Dopo, quando diventeranno tanti, non potremo più resistere per tanto tempo. Quindi dobbiamo approfittarne ora. No, vabbè, guarda questo qua come si è fatto fottere. Ma raga, ma si fanno fottere così come i polli sti alleati? Dai, però! Mamma mia, non ho parole, oh. Cosa ho fatto? Sono un coglione. Oh mio Dio. Cazzo, via. Ok, siamo arrivati a 10 kill. Abbiamo rischiato tanto, ma tanto, raga. Che palle questi assist. A me servono le kill, non gli assist. Arrivano tutti da qui questi qua. Io non so perché, ma respawnano solo lì. Stanno entrando altre persone e li mettono automaticamente infetti, raga. Noi siamo 13-0 di echi, ovviamente, quindi non 13-0 di kill. Ora diventa difficile, guarda quanta cazzo di gente c'è infetta ora. Quelli che sono entrati, vabbè. Ma guarda. Ma non è possibile. È esagerato così però, Va bene tutto, però non puoi far entrare persone a casa e mettermeli infetti subito. Sono morto. Porca troia, ero 15-0. È uscito da lì dal nulla. Sì, ma ripeto, ma non può mettermi infetti questi qua che entrano. Cioè, in un attimo me ne trovo 6 contro. Cioè, abbiamo fatto una partita impeccabile. Ma questo che cazzo sta facendo qui sopra? Vabbè. Era buono, ragazzi. Minchia, avevamo fatto degli escape incredibili. Potevo andarmene sopra, sapete, ora che ci penso. Ma guarda come sono messi. Non puoi farli i due di fila, mi spiace. Questo è il problema di fare sto giochino. Che se vanno in due di fila... No, questo è riandato lassù, raga. Basta. È impossibile da infettare. Devo tirarlo più in alto.
Non riesco. Ma già sto stronzo. Sempre lui è questo coglione di Raptark. Continua a rompere i coglioni così. Ma basta. Ma ti diverti, cioè. Merda, raga, l'ho sfiorato. Eccolo lì. Stai lì, stai lì, bravo. Ok, è sceso. È qui, qui, qui. L'hanno ammazzato? È morto da solo perché è uscito dalla mappa. Minchia, questo è un mongoloide unico, raga. Cioè, già fa ste cose e quindi già un mongolo per queste. In più le fa anche male e si suicida. Assurdo, raga, vabbè. Ok, raga, sta mappa è perfetta. È fottutamente perfetta. Ora, voglio vedere dove va a mettersi Raptark, mongolo. Voglio vedere proprio. Ora che non può fare Cazzo! Merda! È lui, godo il karma questo qua. Ora chi è il primo infetto? Raptark. E mo? Raptark? Vediamo un po' cosa sai fare, dai. Senza andare nei glitch, senza fare il coglione. Dai, vediamo un po'. Oddio, non ti far ammazzare, ti prego. Oh, l'ha rotto. Mi spiace, Saptark. Ti ha rotto! Raga, non fa una kill. È già morto tipo 6 volte, 5 volte, guarda. L'hanno già scopato 5 volte. Continua a morire. Dai, Raptark, su. Ha quittato, che pippa. Pippa, godo. Se n'è andato, raga. Ci ha fatto due partite nei glitch. Appena è finita la pacchia, ha quittato. Ok, mo ci possiamo divertire senza sto qua che rovina la partita. Perché, ok, non è facissimo killare col coltello in sta mappa. Guarda, ne ha già fatti tre. Ma comunque se ci metti un po', ce la fai. Raga, sono rimasti... sono già sei nemici, ma... What the fuck, bro? La situazione inizia a diventare abbastanza critica. Fondamentale fare questo, li blocchiamo lì in partenza. Oh, dammi i colpi. Ok. Ok. Il problema di stampa sono i cazzo di colpi. Per andare a prendere devo avanzare tantissimo, il che implica morte, quasi certo. Cazzo, siamo solo in tre. No, vabbè. Cioè. Oh, è importante bloccare lì. Raga, ma questi arrivano dall'acqua, ma ne sono sicuro. Dai cazzo. Dai cazzo, boys. Merda, stanno arrivando dall'acqua. È un problema questo che arrivano. Mi ha sfiorato. Tiriamo questo qui. Raga. Prego, non morirmi, eh. Ma guardami le spalle, alleato, ti prego, eh. Ok. Resta poco tempo, dovete dare il massimo. Ok. No, lascialo stare. Godo, abbiamo vinto! Mamma mia! 3 contro tutti! Che cazzo abbiamo fatto? Madonna mia! Non avevo mai vinto una partita così, raga. Madonna, che culo. Comunque quella Molotov lì, se giocate a infetto, provatela, perché è devastante, raga. Cioè, perché blocchi uno dei passaggi principali dal quale arrivano tutti, li costringe a passare nelle aree più larghe, nel quale hanno meno ripari, capito? Dove devono correre di più, invece lì, in quella zona centrale, lo arrivano più velocemente addosso a te. Belle queste partite che stiamo facendo, ragazzi. Belle. Ok, raga, ultima partita. Comunque vi giuro, penso che questa fosse la prima partita dove ho vinto contro un numero alto di nemici. Nel senso, mi era capitato di vincere, come sapete, ma, cioè, con due nemici polli, non contro tutta una squadra intera, cioè eravamo 3 contro tutti. Quindi sicuramente è stata la prima partita dove ho fatto una roba di questo tipo. Blessato ovviamente dalla mappa, che è enorme e ti aiuta tantissimo. Cioè, una mappa del genere è fondamentale per fare una cosa di quel tipo, perché è grande, è difficile morire per il tomaco, insomma, è proprio una mappa adatta. Minchia, le triple. Questa zona sarebbe ottima se venissero anche gli altri. Ora non viene nessuno. Là sopra è buona come zona, però 3 volte che ci sono andato sono morto, quindi insomma, in un certo punto, però vabbè. Oh, che cazzo mi spari, matto. Ti tirano i tomahawk a caso, capito? Ti pigliano. Non è proprio così incredibile, ecco. Vedi, ti tirano da sotto. Minchia, mi stanno sferrando in 80, raga. Cazzo, però se mi sparano così davanti è una goduria. Questi li vedo belli matti, cioè, che corrono... Guardali, guardali, guardali. Devo prendere dei colpi. I colpi sono veramente un grosso problema, perché ti costringono a toglierti dalla zona sicura. Oh merda. Sì, dietro, ok. Merda. No, alleato del cazzo, si è messo davanti. Ok, siamo rimasti veramente in pochi, raga. Oh, questi possono arrivare solo da qui, cioè non c'è molto da fare. Ma moriremo, lo so già.
possibile, raga. Porca puttana. Minchia, ragazzi, sono 1000. Porco due. Merda. No, spara, spara, alleato. Sto bruciando, vaffanculo. Ero 20-0. Ero 20-0, raga. Mamma mia, era diventato un fortino incredibile quella cosa. Vi giuro, era diventato una cosa incredibile. Porco due, se non si fosse messo davanti alleato. Cristo Dio, abbiamo preso fuoco. Peccato, raga. State belle partite comunque. Guarda qui, cioè, ma che cazzo era? Cioè, follia pura, raga. Follia pura, veramente. Vabbè, vabbè, vabbè. Raga, io direi che questo video su Infetto può finire qui. State veramente delle belle partite. Forse è il miglior video su Infetto che io abbia mai fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un like e ci becchiamo alla prossima. Bella, raga. Ciao.